Quindi anche il termine di Buddha è un valore che in questo 30 ha questo grande significato che abbiamo osservato, strada facendo. Poi ci sono le divinità Brahma. Brahma comincia anche Brahma per la B, ma poi con la R tira in ballo la realtà una e trina a livello di piano. Infatti è 4x4, 16 la R. La A caratterizza la sua unità, la M caratterizza che è il ciclo assoluto 1 che si muove di 10 alla 10 e puntualizza nuovamente il primato. Quindi l'ordine BRAMA, che porta questa volta al totale 31, si rivolge ancora alla Trinità nella decina e all'unità. Quindi anche Brahma è un concetto giustificato nella sua parola. Poi c'è Amon. Amon è 1, seguito da 11, seguito da 13 e seguito da 12. 1 indica il primato assoluto. 11 è l'unità nel suo moto assoluto 10 alla 10. 13 è la Trinità nel suo modo, nel suo moto assoluto 10 alla 10. Infine la N finale presenta con il 12 il combinarsi della realtà divina con la Trinità. La realtà divina è 4, la Trinità è 3, 4 per 3 è 12, indica proprio la relazione tra la Trinità e l'unità e Trinità. Quindi Amon, che porta al 37, indica il ciclo della realtà, perché è dato da 6 per 6, 36, più 1, 6 per 6, più 6 diviso 6, è il ciclo intero di tutti i versi che esistono e che sono 6. Davanti, dietro, a destra, a sinistra, sopra, sotto, ossia sono il vincolo totale del sistema ortogonale. Quindi Amon è stato dato come un nome molto giusto perché le prime tre cifre riportano proprio in ordine le varie unità. La A dell'unità, la M dell'unità nel moto assoluto e la O, la Trinità nel suo moto assoluto. L'ultimo dato, quello della N, caratterizza la relazione tra l'unità e Trinità e la Trinità. E sono in sostanza quei 12 lati che racchiudono un cubo, quindi è il riferimento cubico unitario. 37, che è il totale della parola Amon, si sintetizza poi, come tutti questi numeri che sto dicendo, anche nella somma 3 più 7, che è 11. E quindi Amon ha lo stesso significato di sintetico di Al, che è 11. Ma anche 11 è 1 più 1, ossia 2, e quindi rimanda al contenuto binario tra padre e figlio come due enti uguali e contrari. Gli egiziani chiamarono il dio unitario Aton e si caratterizzava proprio per l'unità.
Ebbene, mentre Ammon è 37, Aton è 44. Ed è proprio tutto costruito sull'unità e sulla trinità dell'unità. Infatti l'unità assoluta su due cifre, diciamo, è 11. 11 più 33, che è 11 più 11 più 11, quindi a livello trinitario, forma un 44 che è dato dall'unità dell'11 più la sua trinità. Quindi il 44 caratterizza proprio l'unità. Infatti il nome 1 è nel suo valore proprio 44. Osserviamo il nome Siva. Siva è 17 più 9 più 20 più 1. Si comincia con il ciclo assoluto della realtà, dato da 4 per 4 più 4 diviso 4, ed è 17 la S. Poi c'è la I, che qualifica l'invarianza. Poi c'è la V, che qualifica tutto il moto assoluto 10 alla 10, di 10 alla 10, 10 alla 10 per 10 alla 10 uguale 10 alla 20, e 20 è la V. Infine la A finale caratterizza l'unità della presenza. Ora, vedete benissimo che questa sequenza, data dal nome Siva, in effetti è un prodotto in se stesso, perché la S è 10 elevato a 7, la I è 10 elevato a 9, eccetera. La somma degli indici è il prodotto delle potenze, per cui il totale è 10 elevato a 47, laddove 4 più 7 fa 11, e ancora una volta vediamo che anche Siva si riconduce al complesso fatto tra il padre e il figlio della realtà umana di Dio. Amon Ra era la precisione del nome completo dato al Dio ebraico, è nel suo totale 54, ed è lo stesso del termine romano Giove, uguale esso pure a 54. Vedete? Qual è la differenza? Che con Amon-Ra si arriva a 54 seguendo proprio quell'ordine gerarchico dato alle parole, e nello stesso modo ci si arriva con Giove, ma Giove caratterizza in primo luogo la G, che è il numero 7, e sono, diciamo così, i 7 giorni della creazione divina che compaiono anche nella Bibbia. Quindi in primo luogo Dio è visto a livello di creatore. Poi c'è la I, creatore fedele, invariante. Poi c'è la O, che è trinitario, ma che si muove in assoluto di 10 alla 10. Poi c'è la V, che indica che è un 10 alla 10 moltiplicato per 10 alla 10. Quindi è un assoluto dell'assoluto. E infine la E finale indica che si presenta con un 5, ossia in un verso solo, unilaterale, nel modo elettrico. Questo valore è quello che viene fuori dall'ordine del termine Giove.